Invito a programmare è stato sviluppato per insegnarti a conoscere meglio il tuo computer Atari e a scrivere programmi in BASIC. Prima lezione. Anche se non sai nulla di programmazione, questa serie ti permetterà in breve tempo di prendere dimestichezza con il tuo Atari. Imparerai a scrivere programmi, a fare dei conti. Scoprirai i colori, le possibilità grafiche e di suoni Atari. La cassetta che stai ascoltando, la prima della serie, ti spiegherà i concetti basilari della programmazione BASIC. Se desideri approfondire le tue conoscenze, puoi consultare il testo Atari BASIC, che ti fornirà le basi necessarie a cimentarti in esercizi sempre più impegnativi. Ma cominciamo ora con le cose più semplici. Questa cassetta contiene 6 lezioni. Ogni lezione ha un grado di difficoltà sempre maggiore. Ogni tanto dovrai rispondere ad alcune domande. Se la tua risposta è esatta, passerai allo stadio successivo e così via fino alla fine della lezione. Potrai anche esercitarti su una lezione prima di passare alla successiva. Allora cominciamo e buon lavoro! Osserviamo ora con attenzione la tastiera del tuo Atari. Noterai che si presenta come la tastiera di una macchina per scrivere. Se commetti errori di scrittura, puoi correggerli premendo il tasto Delete Backspace, che è posto in alto a destra sulla tastiera. Premi ora il tasto Delete Backspace. Un altro tasto molto importante è quello di virgolette che vedi sulla tastiera sullo stesso tasto del numero 2. Per ottenere le virgolette, premi contemporaneamente il tasto Shift e il tasto 2. Premili ora. Ci sono altri due tasti che devi imparare a conoscere. Uno è quello con il rettangolo bianco e nero posto in basso a destra sulla tastiera. Se lo premi accidentalmente, otterrai lettere nere su fondo bianco. Premilo di nuovo e riotterrai lettere normali. Ecco il tasto Break. Se lo premi, questo programma si interromperà. Fai molta attenzione, quindi. Se ti dovesse accadere di premerlo per errore, scrivi Cont. Poi batti il tasto Return ed il programma continuerà dal punto in cui si è interrotto. Siamo ormai pronti per imparare a programmare. Ma prima scrivi CLOAD e batti due volte il tasto Return per caricare la seconda parte di questa prima lezione. Prima lezione. Seconda parte. Qualcuno può pensare al computer come ad una macchina complicata che solo un genio della matematica può comprendere e far funzionare. In realtà il computer è assai semplice da usare. Puoi dare al computer istruzioni semplici, come quelle che vedi sullo schermo, e convertire ad esempio le miglia in chilometri. Il computer Atari usa un linguaggio chiamato BASIC, derivato dalle iniziali delle parole inglesi Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code. Il BASIC è nato come linguaggio per principianti, ma è oggi impiegato da quasi tutti gli home computer per gli usi più disparati. Il tuo computer comprende il linguaggio BASIC ed è quindi in BASIC che devi parlargli. Le parole usate in BASIC sono semplici e brevi, come print, run, list, go to, if, then. Lo schermo ti mostra ora alcune parole usate in BASIC. Attenzione!
Osserva che tutte le istruzioni sono scritte in lettere maiuscole. Ora rispondi alla prima domanda. Le istruzioni in BASIC devono essere scritte in lettere minuscole o maiuscole. Scrivi il numero che corrisponde alla tua risposta e premi il tasto Return. Una delle prime cose che imparerai a fare è a scrivere sullo schermo. Userai perciò la tua prima istruzione in BASIC, Print. Scrivi Print e premi il tasto virgolette. Scrivi la parola che vuoi vedere sullo schermo. Premi ancora il tasto virgolette e poi Return. Il computer scriverà sullo schermo la parola compresa tra le virgolette. Ecco la seconda domanda. Quale di queste istruzioni scriverà il tuo nome sullo schermo quando premi il tasto Return? Un computer non può e non sa pensare. Non può quindi immaginare che cosa volevi dire se fai un errore di scrittura. Quindi, se sbagli a scrivere un'istruzione, il computer ti segnalerà l'errore. Le istruzioni in BASIC devono essere sempre scritte correttamente, altrimenti riceverai un messaggio di errore come quello che vedi ora sullo schermo. Rispondi a questa domanda. Quale di queste istruzioni causerà un messaggio di errore? Quale di queste istruzioni scriverà la parola ciao? L'istruzione print può essere usata anche per operazioni matematiche. Se scrivi print 2 più 2, il computer calcolerà il risultato e lo scriverà sullo schermo. Rispondi. Che cosa scriveranno queste istruzioni? Il BASIC usa i segni più e meno per le addizioni e le sottrazioni, ma usa segni particolari per le divisioni e le moltiplicazioni. Per la moltiplicazione usa l'asterisco. Per le divisioni usa la barra trasversale. Lo schermo ti mostra ora una moltiplicazione e una divisione. Rispondi. Scrivi l'istruzione che darà il risultato di 8 per 5. La prima lezione è terminata. Puoi ora esercitarti ad usare l'istruzione print. Prova a scrivere tra virgolette parole e frasi e quando lo desideri scrivi cload per caricare la seconda lezione. Seconda lezione. Questa è la seconda lezione di invito a programmare. Come hai potuto vedere, il tuo computer Atari può eseguire operazioni matematiche, produrre suoni, disegni e colori. In ogni caso, per eseguire una qualsiasi funzione, ha bisogno di istruzioni. Le istruzioni spiegano al computer che cosa deve fare. Solo scrivendo le istruzioni in modo corretto e nel giusto ordine, il tuo Atari ti darà i risultati che desideri. Pensa alle istruzioni per il computer come ad una ricetta. Ogni ingrediente deve essere esatto e secondo un certo ordine. Abbiamo detto che il computer non pensa.
devi metterlo allora in condizione di eseguire alla lettera istruzioni esatte in ogni dettaglio. Se non sarai dettagliato e preciso, il computer non eseguirà quello che tu vuoi. Rispondi ora a questa domanda. In che modo devi dare le istruzioni al computer? Una serie di istruzioni, quella che abbiamo definito una ricetta, devono essere date in un linguaggio che il computer comprende. Per il tuo Atari, il linguaggio è il BASIC. Per scrivere il BASIC, dovrai imparare le istruzioni ed il loro significato per il computer. Conosci già un'istruzione in BASIC, print. Quella che abbiamo chiamato ricetta, in linguaggio di programmazione si definisce programma. Un programma è quindi una serie di istruzioni poste in un certo ordine. L'ordine in cui sono poste le istruzioni è definito da un numero. Il computer legge le istruzioni in ordine numerico progressivo. Per poter introdurre successivamente una nuova istruzione tra due già esistenti, dovrà enumerare le istruzioni lasciando qualche numero tra una e l'altra. Così, se vorrai inserire una nuova istruzione tra 20 e 30, la inserirai con il numero 25. Ecco una domanda. Quali numeri dovrai usare per fare un programma con il tuo Atari? Vedi ora un semplice programma che usa solo l'istruzione print. Ci sono tre passaggi in questo programma e sono numerati rispettivamente 10, 20, 30. L'istruzione numerata 20 dice al computer di stampare una riga vuota. Osserva come il computer esegue le istruzioni. Prima scrive ciao. Quindi traccia una riga vuota ed infine scrive arrivederci. Quando scrivi un programma, ogni istruzione numerata, cioè ogni linea del programma, compare sullo schermo. Per far eseguire al tuo Atari il programma che hai scritto sullo schermo, devi usare la parola run. Run dice al computer di eseguire il programma. Ricorda che il computer legge le linee di istruzione in ordine numerico progressivo. Rispondi a questa domanda. Che cosa scriverà sullo schermo il programma che vedi ora? Carica ora la seconda parte di questa lezione. Scrivi C-Load, poi premi due volte il tasto Return, come hai fatto prima, e buon lavoro! Seconda lezione, seconda parte. Supponiamo che tu voglia rivedere il programma che hai scritto dopo che lo hai fatto girare. L'istruzione BASIC per ordinare al computer di farlo è list. List ti fa rivedere sullo schermo
tutto il programma. Potrai così correggerlo o modificarlo, cambiando o aggiungendo delle linee. Ecco sullo schermo un programma che il tuo Atari ha eseguito. C'è un errore. Scrivi list per vedere il listato del programma. L'errore è alla linea 10. Per correggerla, scrivi 10 e riscrivi le istruzioni correttamente. Il computer terrà ora conto solo della nuova linea di istruzione, cioè di quella esatta. Ed ecco una domanda. Che cosa devi scrivere per rivedere il listato del programma e verificare se la linea 10 è esatta? Se avrai scritto list, vedrai che la linea 10 è esatta, così come l'hai corretta. Allora ricorda. List ordina al computer di mostrarti il listato del programma. Run ordina al computer di eseguirlo. Supponiamo ora che tu voglia liberarti completamente di una linea del programma. Scrivine il numero e premi Return. La linea verrà completamente cancellata. Lista il programma e vedrai che la linea 10 è scomparsa. Pensa ora di aver cominciato a scrivere un programma e di volerne cominciare un altro. Dovrai allora scrivere New. Osserva, avevi cominciato un programma, poi hai scritto New. Adesso supponi di voler vedere il listato con l'istruzione list. Che cosa ti dirà il computer? Ti dirà che non ha in memoria nessun programma. Rispondi a questa domanda. Che cosa devi scrivere per cancellare la linea 35 del programma? Rispondi ora a quest'altra. Come puoi correggere un errore dopo aver premuto il tasto Return? E ancora, supponi di volerti esercitare con la programmazione più tardi. Per prima cosa, devi cancellare questo programma. Che cosa devi scrivere per cancellare il programma dalla memoria? Siamo giunti al termine della seconda lezione. Puoi scrivere qualche semplice programma d'esercizio e passare poi alla terza lezione, che ti insegnerà nuove istruzioni basic e il loro uso in programmazione. Terza lezione. Questa è la terza lezione di Invito a programmare. In questa lezione imparerai una tecnica che ti permetterà di far eseguire al computer prove più complicate. Imparerai come ordinare al computer di far domande e dare risposte. Ma prima devi imparare qualcosa sulla memoria del tuo computer. La memoria di un computer è un po' come un insieme di cassette di un ufficio postale. Ci sono numerose caselle in cui le informazioni vengono poste. Il computer non immagazzina molto in ogni casella, solo un numero. Ogni casella ha la sua etichetta di identificazione. Puoi mettere la tua etichetta sulle caselle della memoria del tuo computer Atari. Puoi chiamarne una A oppure Carlo, non ha importanza. L'importante è che il nome che dai alla casella sia espresso in lettere maiuscole. Dai un nome alla casella e mettici un numero. Ecco come. Per chiamare una casella gioco e metterci il numero 5,
scrivi let gioco uguale a 5. E così per la casella vincitori scriverai let vincitori uguale a 2. Quando il computer legge questa istruzione, crea una casella chiamata vincitori e vi immagazzina 2. Ora rispondi alla prima domanda. Quale numero è immagazzinato nella casella chiamata uomo? Ed ecco la seconda domanda. Scrivi l'istruzione che immagazzini 10 nella casella auto. Dopo aver immagazzinato numeri nelle caselle, puoi fare dei conti. Abbiamo immagazzinato un numero nella casella chiamata auto. Quindi l'istruzione 20 ordina al computer di stampare non l'etichetta della casella, ma il numero in essa contenuto. Proviamo. Il computer ha stampato il numero contenuto nella casella auto. Rispondi alla terza domanda. Quale numero scriverà questo programma? In questo programma diciamo al computer di mettere un numero nella casella auto e nella casella camion. Poi scriviamo auto più camion per ottenere la somma dei numeri contenuti nelle caselle ed avere il risultato. Il computer si comporta come se gli avessi chiesto di eseguire 8 più 30. Se vuoi cambiare il numero contenuto nella casella auto in 12, puoi scrivere la linea let auto uguale 8 in let auto uguale 12 e avrai il nuovo totale. Come puoi vedere, il numero contenuto nella casella può essere cambiato. Perciò le caselle possiamo chiamarle variabili. C'è un modo per cambiare un numero in una casella senza cambiare nessuna linea. Il programma che vedi ti chiede di mettere un numero nella casella chiamata anni. Lo fa con l'istruzione input. Proviamo. Quando il computer arriva alla linea di input, scriverà un punto di domanda e aspetterà l'immissione dei dati. Rispondi alla quarta domanda. Che numero è ora immagazzinato nella variabile chiamata anni? Quinta domanda. Scrivi un'istruzione di input alla linea 10 che assegni il numero della variabile chiamata domanda. Un programma può fare parecchie cose con i numeri che vengono richiesti da un input e memorizzati in una variabile. Ecco un semplicissimo programma per calcolare gli interessi. I dati richiesti sono l'importo ed il tasso. Rispondi alla sesta domanda. Quale linea di input chiede il valore del tasso? Settima domanda.
quale linea di input chiede l'importo? Ottava domanda. Quale linea stamperà il risultato finale, ovvero il prodotto dell'importo per il tasso? Ed infine, l'ultima domanda. Questo programma richiede altre informazioni. Bene, siamo arrivati alla fine della terza lezione. Prova da solo a scrivere qualche semplice programma. Potresti provare a fare un programma che chiede un numero, lo moltiplica per se stesso e ne stampa il risultato. Ricorda di digitare new prima di iniziare il tuo esercizio.